Dove non si trova una composizione, se non c'è una norma, se non c'è un distinguo da ciò che ha diritto a un risarcimento o no, è chiaro che questo distinguo noi lo chiediamo al giudice. La pandemia da Covid-19 pone così i giuristi di fronte a nuovi interrogativi. Tra questi, uno dei più delicati e complessi è indubbiamente rappresentato dai potenziali profili di responsabilità penale e civile per casi di contagio. I reati ci sono prevedibili, c'è anche il reato di pandemia colposa, quindi sono astrattamente ipotizzabili. Ci dobbiamo chiedere se il nostro sistema, il nostro ordinamento, la nostra struttura, i nostri tribunali riusciranno a far fronte a delle richieste ordinarie o se sia necessario trovare un sistema di soluzione non contenzioso. Noi sappiamo che in ogni settore giuridico e giudiziario si risponde sia penalmente che civilmente a titolo di dolo o di colpa, quindi di dolo quando appositamente si compie un'azione dannosa, e io direi che qui la situazione sia da escludere, e di colpa invece quando per negligenza, imprudenza, imperizia oppure per non aver individuato le norme cautelari e no, oppure per non aver attuato le norme cautelari si crea un danno o una lesione. Bene. È ovvio che questo danno deve essere evitabile dal soggetto a cui si imputa la responsabilità. E quindi in epoca emergenziale ci dobbiamo chiedere che come si devono gestire queste situazioni, perché è chiaro che da un lato avremo un bacino di soggetti danneggiati che giustamente aspirano a un qualche ristoro risarcitorio, dall'altro invece avremo dei soggetti a cui non possiamo tecnicamente imputare una responsabilità. Classicamente queste sono le situazioni in cui si ricorre a un altro istituto che l'ordinamento prevede, che è quello dell'indennizzo. Quando non si può imputare una responsabilità, lo Stato, per un principio costituzionalmente sancito, che è quello di solidarietà, che si fa carico e non dà un risarcimento, diciamo al 100%, non dà l'equivalente risarcitorio del danno, ma dà un indennizzo. In ambito di pandemia Covid andremo molto probabilmente sotto queste tutele risarcitorie e indennizzarie. Per esempio, per i lavoratori sono già protetti dal sistema dell'assicurazione pubblica, che è quella dell'INAIL, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro l'Infortunio e le Malattie Professionali, che tutela anche i casi di infezione da Covid come infortunio sul lavoro. Insieme al lavoro, il mondo della scuola è indubbiamente quello più sensibile in caso di presenza di un soggetto positivo. Il principio generale è che quando uno studente, uno scolaro è a scuola, del suo benessere psicofisico in ambito scolastico rispondono i dirigenti scolastici. Questo è il principio generale. Chiaramente, come dicevo prima, dobbiamo parlare di principi generali in epoca emergenziale e quindi in epoca emergenziale si dovrà valutare caso per caso se c'è stata una responsabilità e se questa responsabilità è connotata da gravità della colpa. Altrimenti rientra in quel sistema di tolleranza perché se non c'è colpa grave non si può imputare una responsabilità neppure ai dirigenti.